Il mio progetto si chiama Fabbrica Globale di Ritratto, è un progetto che si svolge nello spazio pubblico e ovviamente sono stato invitato perché qui si sta riunendo uno spazio pubblico, no? Intorno alla candidatura di Lecce per 2019, e l'idea era quella di lavorare con delle persone che appartengono alla comunità ma non in maniera ufficiale, o perlomeno alcuni credono che queste persone che sono dei migranti e dei rifugiati politici in parte, che non appartengono alla comunità. E in questo caso noi abbiamo occupato lo spazio pubblico leccese disturbando anche le persone che facevano la propria vita e abbiamo deciso di guardare le persone. Di solito sono io che le guardo, e di solito sono io che mi occupo del contesto, che sono all'interno di un contesto particolare e cerco di capire, perché siamo stati in posti molto diversi. Questa volta l'idea era che fossero le persone che sono integrate in questa comunità che guardassero i loro vicini di casa, in realtà, perché di questo si tratta, sono le persone che vengono da lontano però sono a Lecce. Rappresenta, proprio perché di solito queste persone sono loro che sono rappresentate, e chi mi rappresenta è una frase abbastanza ambigua per essere interpretata in modi diversi. Qui in particolare chi mi rappresenta assume una dimensione un po' particolare, perché è una domanda, quindi se loro guardano i cittadini leccesi contemporaneamente fanno una domanda: chi mi rappresenta? Che poi ha anche una dimensione, cioè in che modo io sono in questa società mentre ti guardo. E questa è un po' l'idea del workshop, chi mi rappresenta. Chi mi rappresenta è sempre la domanda che ci si fa quando qualcuno ci fa un ritratto: perché mi stanno facendo un ritratto e perché cercano di rappresentarmi? Fotografia perché permette di occupare lo spazio pubblico, come in questo caso, ma anche di fare una cosa molto semplice, cioè quella di osservare e di lasciare una traccia biografica, ed è questa una delle cose che mi interessa di più in fotografia. Il mio lavoro consiste molto semplicemente nel cercare di usare la fotografia e i suoi generi per osservare in qualche modo e per occupare lo spazio, per riscrivere un po' lo spazio, che è un concetto che mi interessa molto effettivamente. The Academy of Human Potential is a very important part of realizzare Salentopia and realizzare Eutopia. L'Accademia del Potenziale Umano è una parte molto importante di realizzare Salentopia e realizzare Eutopia. It's about exchanging knowledge and learning new tools. Si tratta di scambiarsi conoscenze e apprendere nuovi strumenti. And we have an international artist working together with a local artist and members of the community of people who are refugees in our territory. E qui con noi abbiamo un artista internazionale che sta lavorando con un artista locale, e insieme a loro dei membri della comunità di rifugiati che vivono in Salento. And Salentopia and Eutopia is about giving everybody a voice and creating new opportunities. Salentopia e Eutopia ci danno l'opportunità di dare a tutti una voce e di creare nuove opportunità. And shooting portraits of people is a very intimate process, and so create a wonderful interaction between refugees and local people. E l'idea di fare dei ritratti, delle foto alle persone che passano è vuole creare un rapporto intimo tra i rifugiati e le persone della comunità locale. And bringing people of the territory together through action.
e mira proprio a unire insieme le persone della comunità grazie ad un'azione concreta. While at the same time learning new skills. Favorendo allo stesso tempo l'apprendimento di nuove abilità.